In questo momento siamo al Campo Coni, dove abbiamo in contemporanea due grosse maratone per la collaborazione che abbiamo con il Coni. Una maratona che è la manifestazione della scuola Muir Coni e poi abbiamo la manifestazione dei giochi della gioventù gestita direttamente dal Coni. Al mio fianco la professoressa Gianna Frisari che vi racconterà queste piccole manifestazioni che stiamo facendo. Buongiorno, per i giochi della gioventù è un'attività ormai in vigore da vari anni, comprende delle varie prove, 5 prove per 2 tipi di percorso, lancio, salto e corsa veloce. I bambini per classi si succedono alle varie postazioni, il giudice concretizza il risultato e poi la segreteria lo divide per il numero dei componenti della classe e ne viene fuori il tempo medio, il tempo o la misura media che raffrontata con le altre classi poi determina il punteggio e la classifica finale. Della maratonina invece facciamo 2 generi di misure diverse, per i bambini della prima e della seconda elementare facciamo i 700 metri, per la terza, quarta e quinta facciamo i 900 metri. In questo momento su questo campo per le 2 manifestazioni abbiamo 500 bambini. Le manifestazioni termineranno alle ore 12, poi stileremo delle classifiche che manderemo alla scuola. Guarda, dobbiamo vederla sotto come una forma di, diciamo, di educazione primaria, perché è importantissimo sia dal punto di vista dell'alimentazione come pure dell'attività sportiva, praticamente viaggiano di pari passo, diciamo che è una prevenzione e noi questa prevenzione dobbiamo vederla innanzitutto, vederlo come uno strumento che dobbiamo pensare che ci faccia stare bene. È logico che poi nelle nostre giornate quotidiane dobbiamo cercare di fare le cose, innanzitutto dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. E a questo punto dobbiamo convivere con tutte queste abitudini, sia dell'alimentazione sia dell'attività fisica. A questo punto devono diventare delle regole, perché a questo punto sui giornali, sulle televisioni bisogna fare attività fisica, però bisogna anche trovare, diciamo, chi lo fa e chi sono praticamente le agenzie dotate per poter insegnare questa prevenzione primaria. Innanzitutto prima è la famiglia, poi c'è la scuola elementare e poi a questo punto ci sono le società sportive, perché una volta lo sai benissimo che il progresso ha portato ad una diminuzione dell'attività fisica. Una volta si correva nelle strade, però lasciamo perdere una volta, però adesso meno male che ci sono anche le società sportive che aiutano i nostri ragazzi, però l'importanza di questi allenatori delle società sportive è che sappiano di biologia, che sappiano di psicologia e sappiano sicuramente anche di metodologia, cioè devono essere degli educatori, secondo me. Questo penso che sia molto importante. Quindi lo vediamo sotto una forma di prevenzione primaria, diciamo il movimento attuale, io parlo fino ai 12 anni, sia ben chiaro. Vai Pongo Pio! Vai Filippio! 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 V
francese! No, ma che c'è? Potete rovare a Gabriele! Forza Inter! Adesso devo ti fare rovare! Niente Inter! Siamo andati a rovare! Inter! Inter! Cortisone! Ma quanti siamo? 21, noi siamo 20. Piacere, piacere, vi sbaglio! Max! Ma perché vi ho sprofettato, Andrea? Abbassatevi! Ari! Ragazzi, su, manteniamoci sempre in forma, pronti. Quando cominciate lì alle accalce? 18. Ho telefonato uno siciliano, ma ho detto no, andate perché conosco le persone, lo iscrivo. Dai, frutte! Bravissimo, bravissimo, grande, bravo, bravissimo, grande. Cortesia, tutti i bambini che devono effettuare la gara della maratonina si devono presentare all'altezza della gabbia. Grande ragazzi, che classe sono questi? E dove l'hai lasciata la gabbia? Dai, Chiara! Nella sala scuola. Dai, respira, respira! Non uscire dalla pista, non spingere! Calma, calma! Dai, respira, respira! Respira, cammina un po'!
Vai, 4 a 6! Quando fischio io, chiaro? Quando due giri, questo mi passa di qua, poi l'arrivo l'altro c'è una scaletta gialla, ed anche il biglietto è giudice. Chiaro? Mi raccomando, non partete troppo veloce in partenza, perché... Vabbè, e non spingete, che tanto gli spazi se ne partite. Dove c'è il giro? Dovresti fare la partenza come nei 10.000, con il decalage, con il 5 e 10.000. Olmo! Dove vai? Ti piacciono i giochi della gioventù? Sì. Ma se c'è il motorino, come va? Ciao Maria, ciao, ciao, dai! Mario, che prove farete oggi? Questo è l'ultimo, questo qua è l'ultima che dobbiamo fare. 4. Allora abbiamo fatto la prima sorta di percorso, poi abbiamo fatto la navetta e poi siamo venuti qua e abbiamo fatto il salto in lungo da fermi e adesso abbiamo fatto la palla medica. Vedi? Lo devi chiudere in questo modo, è così che poi dopo mettiti la figlia. Chi è l'ultimo della figlia? Io, Virginia. Solo che mi hanno tolto, mi è andato via con Virginia. Virginia è l'ultimo. Ma è andato via con il cuore. E penultimo. Ma vinto di là. Vabbè, facciamo lo stesso, non importa. Facciamo senza roba. Facciamo due prove, la prima e la seconda, misuriamo la migliore delle due. Va bene? Ok? Digra, comincia tu. E mi raccomando, leggero. Via. Che salto strepitoso. Digra, metti qui il bastone. Bene il secondo qui. Otto! Allora i bravi Novic, prenditi il bastone lì, tieni questo blu. Ibra! Come ti chiami? Davide. Sei? Non so.
Vai Davide, fatti vedere chi sei. Bravo Davide, vai di là. Davide, di là. Va bene, di là Sara. Aspetta, aspetta. Mamma mia, siamo già ogni sì. Vai. 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 Ma tu l'hai già fatto? Grazie, venite pure tutti avanti. Dai, 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 dai. Poi siamo da calcio, qui sono là. Va bene, di là. Giulia! Giulia! Giulia, grande! Giulia, stai un pochino più avanti. Questa ancora ci ha fatto. Metti lo scopo, veloce. Vai via, Giulia. Gloria! Non hai giurato di chiamare Gloria. Bravo! Alla Gloria! Il nome? Sanigliano. Alla gloria di essere alto! Alessia! Alessia, dai, vola Alessia! Dai, vai prima di me! Non più alto! Dai Alessia, adesso arriva Cristian! Dai, vuoi risultare qui! Tu sei Cristian? Sì, ce la facciamo! Sì, ce la facciamo, dai! Dai. Con gli ultimi bravi! Adesso c'è Gwen! Elme, dai, Elme! 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 Il grande dai, dai che ci sei. Dai, dai, dai Rico, la prima. Vergine! Sì! Sì! Vedete qui c'è 22. Siamo sui 22. Siamo 21 in realtà, perché 22 è qui. Adesso fate la seconda prova, dovete superare questa linea.